Ciao a tutti, ho avviato prima che la partita finisse, ma bene o male, sembra già chiusa, siamo al 93:30. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Io oggi sono senza parole, cioè volevo farlo, scusatemi, volevo farlo ben prima sto video, ma ho detto io voglio vedere come finisce. Infatti poi l'abbiamo riaperto con Camporese, ma niente, è finita. Quindi risultato finale di Cosenza Perugia 1-2. Oggi un'altra umiliazione subita perché un uomo in panchina si è fissato su determinati giocatori che combinano danni. A Reggio sti giocatori, non farò nomi, però penso che ci arriviate. A Reggio sti giocatori sono ancora considerati dei fenomeni. Io più li vedo in campo e più dico lasciamo perdere, perché sennò sto video potrebbe veramente chiudere il canale. Ho scritto un post sotto, ho scritto un messaggio sotto la fine del primo tempo del Cosenza, dove dicevo testuali parole, ovvero se una persona ci rivuole allo stadio, questo ovviamente non è, cioè, nel senso, questo non è, come dire, l'impulso giusto. Ma noi vogliamo rispetto. E io, vedendolo da casa, esigo rispetto da giocatori che in teoria sono pagati bene, da un allenatore che anche oggi, ripeto, non ci ha capito una mazza, se l'è fatti intortare che poi guardando anche le statistiche, 14 tiri, 6 in porta, 13-8, quindi in teoria il pareggio sarebbe stato anche giusto, però se fai un errore come quello che ha fatto il nostro terzino, ti meriti di perdere. E una cappella del genere in Serie B non te la perdono, perché sei in un campionato professionistico, la seconda Lega Nazionale, e se prendi un gol del genere con un esterno di Beghetto, che oggi sembrava Gesù Cristo, con quell'uomo che non nominerò, che aspetta che il pallone esca, Falzerano gliela toglie, la mette dentro, e D'Urso, l'uomo che era fatto a Cosenza, stava per firmare, eccetera, 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 la mette in porta. Però per il Perugia, ovviamente, non per noi. La prestazione oggi, se devo valutarla, è negativa. Cioè, nel senso, sto video, parliamoci chiaro, dovrei offendere chiunque, perché a parte il povero Matosevic, che anche oggi si è trovato a fare i mezzi miracoli, che non se ne salva uno. Anzi, uno sì. E forse la società, il direttore sportivo e l'allenatore stesso gli devono chiedere scusa, perché lo hai tenuto, lui farò il nome, Vincenzo Millico, lo hai tenuto fuori per quanto? Settimane, lui voleva andare via con l'offerta della Triestina, ma tu cosa hai fatto? L'hai tenuto, l'hai messo fuori rosa, lui oggi entra, spacca la partita. E per poco non rischiava addirittura di segnare lui, scusate, mi è saltata la luce. Non rischiava di segnare anche lui oggi. Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, se Millico è così straripante, non puoi veramente tenerlo fuori. Il problema più grande rimane sempre quello: cioè che non hai. Sta squadra non ha una cognizione, non ha nulla. Io mi sono stancato di ripetere sempre le stesse cose, errori dei singoli, errori di quello, errori di quello, errori di quell'altro, mi sono stancato. E infatti sto video sarà brevissimo, perché l'arrivé è inutile. Laura ha avuto un'occasione buona nel primo tempo, ma se l'è divorata, fa strano. Cioè, poi è entrato anche Florenzi, 2002, ripetiamolo. Ha avuto qualche piccola incertezza anche lui, però parliamoci chiaro, è un ragazzo del 2002, non ti può salvare lui. Cioè,
Il discorso è sempre quello, non deve essere un ragazzo del 2002 che entra dalla panchina e ti decide il tutto, ok? C'ha 19 anni, alla sua età ci sono altri giocatori, bla 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 bla, la storiella la sappiamo. Però, cioè, così non ti salvi. Così ti va bene che oggi la regina ti ha fatto il favore di aver fermato la SPAL, però così non ti salvi. Cioè, il Vicenza è andato a fare punti a Pisa. Ma voi ve lo immaginate sti quattro scappati di casa? Scusatemi, mi spiace per gli scappati di casa che vanno a fare punti a Pisa. Cioè, ma voi ve lo immaginate una cosa del genere? Io no, sinceramente. Io sinceramente non me lo immagino. Non me lo immagino. In mezzo il problema rimane sempre quello, cioè che cambi Carraro con Palmiero, metti Palmiero, togli Carraro, ma nessuno dei due quest'anno sta rendendo. Forse da Palmiero ovviamente oggi addirittura non convocato, vabbè, ormai con la rosa di 32 cristiani, quell'uomo e quell'altro sta perdendo la bussola. Poi il primo gol tra Camporese e Ristoff, mamma mia, lo sto rivedendo ora da mettersi le mani in faccia. Cioè, il primo gol veramente da mettersi le mani in faccia e dire: ma perché, che ho fatto di male per tifare una squadra del genere? Che per carità, non quei colori li sento addosso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sinceramente, cioè, non so neanche più che dirvi, perché fondamentalmente gli errori sono sempre quelli. Gli errori sono sempre quelli, come ho detto prima. Gli errori sono sempre gli stessi. E tu dici: ma te la prendi ogni giorno con la società, te la prendi un giorno con la squadra, te la prendi un giorno con l'allenatore e te la prendi un giorno con tutti e tre quelli che ho elencato precedentemente. E a una certa che fai? Hai finito pure le parole, come direbbe Ligabue. Anzi, ho perso le parole. Perché a una certa inizi a dire: guarda, io sto rivedendo il 2-0 ora, no? Cioè, noi abbiamo un terzino che in teoria, che a Reggio ancora ci invidiano, che dicono: dovete portare rispetto, ovviamente. E Sciacca mi caga il cazzo ogni volta con questa battuta, che io lo difenderò a vita. E lui che fa? Si fa anticipare da Falzerano che mette una palla in mezzo. E prendiamo gol dai tacco di D'Urso, vabbè. Nulla, raga, ci aggiorniamo. Penso che, non so se uscirà prima questo video quello di Sha, scusatemi, non ho una connessione internet abbastanza discreta. Quindi nulla, ci aggiorniamo. Fine settimana si gioca di nuovo. Ormai ci dobbiamo sperare che le altre non facciano punti, perché se no è di vincere, se ne parla proprio. Ultima cosa e poi vi lascio. Se quel signore lì non viene esonerato entro stasera, vuol dire che il remake di quello che è successo l'anno scorso non ce lo toglie nessuno. Buonasera a tutti.